Signore e signori, buonasera. Anche questa sera chi vi saluta è Claudio Saltarelli e staremo insieme un'altra ora per parlare di musica, di arte, di cultura identitaria tradizionale, quella che faceva parte del Regno di Napoli. E, per la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Tarea di Lavoro, curata dall'Associazione d'Italia Alta Tarea di Lavoro e l'Associazione Le Tre Torri. Come nostro solito, presenteremo l'ospite di questa sera, l'argomento che tratteremo, per chi è stato già attento alla sigla sicuramente non sarà una sorpresa, attraverso il video che di qui a pochissimi secondi proporremo. Bene, avete visto una signora, una bella donna, una bella signora che ballava con un ballatore, un ballatore veramente, veramente particolare, molto bravo. E parlavamo e ballavano il saltarello. Poi, saltarello, saltarella, io ce lo faremo spiegare dall'ospite che questa sera è con noi, che è Alessandro Calabrese. E ci spostiamo al nord del Regno, al nord-est del Regno, e quindi per la zona di Amatrice, che adesso è la Regione Lazio, provincia di Rieti, ma per quasi, no, non quasi, però tutta la durata del regno era regno di Napoli, di Sicilia, di Napoli, però il regno delle due Sicilie. E quindi adesso quello che posso fare, la prima cosa che posso fare è salutare Alessandro. Ciao Alessandro, come stai? Buonasera, buonasera Claudio, tutto bene? Buonasera a tutti gli amici che sono in ascolto. Scommetto che come tutti gli altri ospiti, artisti come te, diciamo, che fanno musica, questo periodo di quarantena ti sta pesando non poco, o mi sbaglio? Insomma, ma sono uscite anche delle cose buone. Io lo scorso anno dal primo lockdown, per passare un po' di tempo e sempre per parlare di cose belle, di cultura, iniziai così per scherzo a fare delle dirette su Facebook con il mio carissimo amico Dante Valentini, un mio conterraneo. Bade perché canta, è un poeta in ottava rima. E quindi tenemmo quasi 2 mesi di dirette tutti i giorni, e poi ci aspettavano perché ormai si erano abituati e abbiamo avuto un discreto seguito. Abbiamo parlato di cose belle, di tradizioni, di tutto quello che è la nostra cultura, ma non solo delle parti nostre, ma anche di tutti i territori di visitare e di tutte le persone, artisti ed amici che ho avuto la fortuna di conoscere. Bene, bene Alessandro. Dimmi una cosa adesso però, saltarello o saltarella? O la stessa cosa o c'è una differenza? Facci capire, io sono ignorante in materia. Ma dipende come il contesto, no? Dipende come viene. È indifferente, o saltarello o saltarella. È la La stessa stessa cosa, cosa. vabbè, Il è un po'. contesto nel contesto specificatamente paesano, no? Proprio il dialogo dialetto paesano, la chiamiamo la sardarella. Ah, la sardarella, vedi? La Vedi? sardarella con la D un po' ternana, perché lì siamo ai confini, capisci? Eh sì, lì poi sai, come sempre, tutti i confini tra due stati, l'inquinamento reciproco, la contaminazione reciproca era importante, anche dei termini, anche se poi tra il regno papalino e lo stato pontificio e il regno di Napoli, le differenze pure a livello di confini era quasi insignificante. E mi permetti se ti tiro le orecchie, perché di queste dirette che hai fatto per 2 mesi io non ne sapevo proprio nulla, come i nostri amici. Se ce l'avessi detto saremmo stati anche noi a seguirvi. Vabbè, la prossima volta diciamo starei più attento, va bene? Guarda che dalla parte di Cassino, e posso farti anche nomi e cognomi. C'era chi ci seguiva da Pordenone, Cassino, la Ciociaria. No, allora, non faccio nomi perché sono amici comuni, solo dovete tagliare le orecchie. Ma noi qua, no,
Ma noi qua non siamo in sociaria, qui siamo in terra di lavoro, in alta terra di lavoro. La sociaria è un'invenzione fascista che lasciamo stare a chi ancora pensa di poter inquinare e insultare il nostro territorio. E un'altra cosa devo dirti, ma tu esattamente di dove sei? Allora, io sono di un piccolo borgo che si chiama Fontarello. Fontarello è una frazione, un piccolo borgo del comprensorio di Bagugno, che sono più contrade, no? Siamo praticamente sulla direttrice della Salaria per Ascoli Piceno, a 20 chilometri da Amatrice, prima da Amatrice, lì nel comprensorio di Borbona, Posta, Città Reale, poi Borbona pure, e là il Borbona, tra l'altro, credo che sia un nome che si possa legare il Borbone, perché ecco perché si chiama così. Perché poi lì anche noi abbiamo fatto una puntata dedicata alle insorgenze del 1799 con Pasquale Di Prospero e Luciano Bonvendere del Cicolano e dell'Aquilano. Dalle vostre parti sono state delle insorgenze contro l'invasore giacobino francese, aiutato dai giacobini italiani, che veramente ha segnato un'epoca e ha dato onore tutto al vostro territorio. Infatti io venni un anno apposta a vedere quel bellissimo evento che voi organizzaste, e c'era ancora un forte legame alla terra, alla nazione napoletana, e questa è una cosa che mi sorprese, che non è così ovunque. E sì, il Saltarello, non so se tu sai, 2 anni fa, la notte della Damurra a Napoli, organizzata da Carlo Faiello, la mia associazione ha portato le ballatrici della Brodola da Danze di Loredana Terrezza e Silvano Boschini, insieme ai Zampognari di Villa Latina, e hanno proposto, sono stati 3 quarti d'ora a fare ballarelle e saltarelle praticamente davanti a 10.000 persone. E i napoletani, inizialmente, come loro solito, all'ingresso dei Zampognari li presero in giro, ma poi alla fine gli applausi andavano ben oltre il Vesuvio e fino a Capri, e quindi portarono anche la vostra terra, la vostra tradizione, infatti anche lì, infatti credo che suonarono anche un saltarello di Amatrice, credo, non voglio dire bugie. È conosciuto come saltarello Trevità, diciamo, però quello è saltarello dell'Alta Valle del Velino e del Tronto, se vogliamo abbracciare, sì, proprio il territorio dove si perpetra, dove è nato e dove spero continuerà ancora per molti secoli a durare. Ma ci sono, di solito, e questo è sempre quello che uno lascia, è sempre quello che uno trova. Ci sono giovani, persone più giovani di voi, di noi, che continuano su questa strada, o ci sono delle difficoltà? Beh, diciamo che il meeting che avevo organizzato nel secondo meeting, c'eri anche tu, no? Il meeting delle danze popolari, era proprio uno degli obiettivi, era proprio quello di sensibilizzare i giovani ad avvicinarsi un po', a essere attori principali di questa tradizione, di questa cultura. Devo dire che comunque non mancano nella nostra zona dei giovani suonatori, ce ne sono anche di Zampogna, che noi chiamiamo Ciaramelle, di Organetto, ma anche bravi, bravi danzatori. Diciamo che quello che manca sono degli eventi in cui c'è qualcosina, si parla, si fa cultura. Quello è un po', io non l'ho digerito ancora questa cosa qua, però insomma, momenti goliardici non mancano, quindi si fa bene, insomma. L'importante è continuare a trovare chi ci sta dopo, perché soltanto nella continuità tutto sopravvive. Senti, prima di iniziare a parlare di quello che è il tuo percorso artistico, faccio io dei cenni storici che forse non sai.
Mi permetti questa presunzione, Alessandro? Allora, la grande tradizione musicale del tuo territorio, come quella abruzzese, quindi della nostra terra, perché nasce? Perché faceva parte del Regno di Napoli. Il Regno di Napoli, con la nascita del conservatorio e con soprattutto il fatto che a un certo punto la musica era l'industria nazionale, si faceva musica non soltanto nei salotti reali e nelle sedi aristocratiche, ma anche e soprattutto nel mondo popolare. E hanno avuto sempre un grossissimo impatto con gli aristocratici, con la musica colta. Infatti la musica colta attingeva dalla musica popolare, la musica popolare poi a sua volta riattingeva da quella colta, che la veniva trasformata. Però diciamo che la musica popolare a corte non c'era mai andata. Fino a qua, e poi grazie anche al fatto che c'erano tutti questi conservatori, la musica popolare, soprattutto quella più vicina a Napoli, fu trascritta e diventò musica esatta. Ma quando è che prese il sopravvento? Quando salì a corte sul trono la musica popolare? Quando con il Borbone, alla nascita di ogni infante, venivano portati, quando c'era un infante che nasceva dalla casa reale, per un mese si faceva festa di Palazzo Reale e veniva suonata la musica, diciamo, barocca, quella importante, quella nobile. Ma con il Borbone cosa successe? Che lui portò la musica popolare a corte. Quando nasceva un infante, c'era una grande festa, c'era un mese di musica a Palazzo Reale, c'era la sezione della stanza dedicata alla musica, diciamo, barocca, quella classica, quella importante, e c'era anche quella popolare. E quindi vediamo che Pulcinella viene a corte, Lazzari vanno a corte, da lì la musica popolare acquisisce un ruolo veramente importante. Ma poi che cosa succede? Che Ferdinando IV di Borbone, quando andò a Taranto nel 1797, si innamorò della pizzica, che gli fece ascoltare, la fece trascrivere, e quindi tipo musica esatta anche la pizzica, che in un momento non era da scrivere. Ma la cosa bella, quando andò a Teramo, gli fece ascoltare il saltarello, anche lì rimase folgorato, e la fece trascrivere, la mise come musica esatta, e quindi la portò a corte anche il saltarello. E al suo funerale lui scrisse che dovevano suonare al suo carro funebre la tammuriata, perché giustamente la pizzica è il saltarello. Quindi il saltarello era tra le musiche che accompagnarono il feretro di Ferdinando IV nel suo funerale. Credo che, ecco perché c'è questa grande tradizione musicale delle due parti, perché faceva parte della grande industria nazionale dell'epoca, come la cucina delle due parti. So che c'è una polemica enorme sulla famosa matriciana, perché la matriciana... La matriciana è un piatto di Amatrice, ma è nobilitato dal fatto che rientra nella famiglia della cucina napoletana. Infatti i primi testi fatti dal Vincenzo Corrado e di Ippolito Cavalcanti della cucina napoletana c'erano anche i piatti della tua zona, e quindi erano gli unici testi che si confrontavano con quelli francesi. Quindi dopo questa piccola parentesi storica, che non conosceva nessuno se non chi come me studia storia di insorgente, quindi identitaria e napoletana, spero di averti fatto cosa gradita. Adesso però raccontaci del tuo percorso, da quando hai iniziato a che cosa suoni innanzitutto? Quello che suoni. Beh, io ho iniziato a 9 anni, mi misero in mano le maracas. A 10 anni... Aspetta, le maracas, scusa. Le maracas. Io sono uno dei due fratelli più grandi. Chi sono? Ma chi sono? Che cosa sono le maracas? Le maracas sono quelle sfere con all'interno delle piccole sfere che agitandole fanno quel rumore che sembra brecciolino, insomma. Quelle sudamericane, quindi. In modo molto... Esatto. Diciamo che avevo questa propensione ritmica, no? Quindi avevo due fratelli, anche loro suonatori. E io faccio sempre la distinzione tra suonatori e musicisti. Io sono suonatore, siamo suonatori, non siamo proprio artisti, siamo suonatori. Quindi il titolo che noi diamo musicanti e cantori ti piace allora? Certo che mi piace, certo.
Perché gli artisti, quello che abbiamo, che quello che ha un suonatore, se un artista ha anche le doti del suonatore, allora è una cosa meravigliosa. Io ho la fortuna di averne molti, di aver suonato insieme a molti di questi. Per tornare, diciamo, alle origini, poi dopo mi regalarono una batteria e iniziai a suonare la batteria. Facevamo musica folk nel nostro locale di famiglia, che era una sorta di balera, che raccoglieva tutte le genti dalla parte a sud, quindi da Montereale, Borbona, a nord-est Matrice, a nord Cascia, Antrodogo, insomma, parliamo dei primi anni 80, fine anni 70, primi anni 80. Questa cosa si è perpetrata fino al 1984. E era uno dei pochi locali in cui il sabato si poteva passare una serata, quindi tra la nostra musica. E lì ho iniziato con questa batteria, però poi quando andavo in giro a fare serenate, insomma, serviva uno strumento un po' più smart, no? E quindi a 16 anni ho iniziato a suonare l'organetto, ma tutto autodidatta, d'orecchio. E poi inevitabilmente anche il tamburo a cornice, che noi chiamiamo tamburello. Il nostro un po' più, un diametro un po' più ridotto, sui 30-35 centimetri, rispetto a quelli un po' più grandi che si usano dalle parti, dalle vostre parti, o nel partenopei, o comunque anche i tamburi quelli da pizzica o per la montemaranese, insomma sono un po' più grandi, il nostro è un po' più piccolino. E quindi, ecco, poi diciamo che ho avuto una pausa di qualche anno, ho sposato, ho messo su famiglia, al lavoro, e quindi fino a 15 anni fa, diciamo che me ne sono stato buono a curare appunto gli impegni familiari. E poi una quindicina d'anni fa ho ricominciato a frequentare, ho ripreso il vizio, ho cominciato a frequentare un po' di amici che hanno la stessa mia passione, e nel giro di poco tempo, insomma, ho partecipato a tante cose, insomma, poi con collaborazione, con la condivisione, con la collegialità, insomma, abbiamo fatto molte cose, ecco. Faccio anche i laboratori di danza di saltarello, anche quello iniziato un po' per scherzo, e poi siamo andati avanti così, come testimone, non come insegnante o docente. Io sono un testimone della tradizione e ho riportato in modo molto semplice quello che, come l'ho appreso io, ecco, cerco di trasferire. Quali sono gli strumenti che suoni? Gli strumenti che suono, quindi, sono organetto, tamburo a cornice, batteria, quando ne capita una, sta lì pronta, montata, ecco. Ah, quindi questi sono i tuoi strumenti, che soprattutto nella musica popolare usi comunque l'organetto e il tamburello, giusto? Sì. Esatto. Infatti quando faccio i laboratori di danza, li faccio con la musica dal vivo, perché con l'organetto a spalla, praticamente, come fanno Loredana e Silvana. Quindi sì, loro hanno rubato questa mia idea e stanno facendo come fai. Come faccio io. Comunque ti volevo dire che in Altateri di Lavoro comunque non c'è la tradizione della ballarella, quindi non c'è la tarumbiata, quindi anche qui usano il tamburello che usate voi, quindi c'è molta continuità. E ho visto che sei un grandissimo ballatore pure, ma questo da piccolino, oppure hai imparato da poco? Perché certe cose non si possono imparare. Sono cose che si trasmettono oralmente, insomma, sono cose che rubi con l'occhio, poi se sei un po' portato, poi le occasioni che
ti coinvolgono, gli incoraggiamenti dei dell'all'epoca più anziani, e quindi è così che si fa, così con tutte le cose. Sei anche un musicologo, quindi quello che ho potuto capire, ci sai dire tecnica, perché poi la sfortuna vostra e la fortuna mia, che io sono solo un appassionato, ma sono un ignorante, quindi siccome sono molto curioso faccio domande che sembrano banali, mai più, per voi da addetti ai lavori sì, ma per noi che non conosciamo la materia diventa una cosa importante. La differenza musicale tra il saltarello e la ballarella, dove sta? Sembrano simili, però c'è qualcosa di diverso, mi sbaglio. Ma questo è il fascino della musica popolare, è che c'è una metamorfosi del suono, che tu vedi un'immagine sempre più bella, cominci a sentire a suonare il saltarello nostro, poi pian piano ci sono queste sfumature che cominciano a cambiare un po', cambia un po' anche la ritmica, ad esempio il nostro saltarello è un terzinato molto cadenzato, in gergo per gli addetti lavori dritto, no? Una battuta proprio sempre quella. Pian piano, ecco, con la differenza della ballarella, la ballarella è un poco più lenta come ritmo, e al cambiare del ritmo, anche se ci sono la stessa melodia, cambia pure quella, pure se è la stessa, però ha un altro valore, un diverso valore, non più o meno valore, ha un altro significato. Eppure parliamo della stessa suonata, quindi le sfumature poi ci sono, perché nei tempi ci sono state anche delle contaminazioni, quindi un po' come la cucina. Che a differenza di pochi chilometri, un piatto è trasformato anche nella musica. Quindi la lingua, la musica. Come la lingua, come i dialetti allo stesso modo. È la stessa dinamica anche per quanto riguarda la musica, la danza. Diciamo che la nostra danza è rimasta, si differenzia un po' dalle altre figure popolari, danze popolari, perché ha una caratteristica abbastanza severa, è un ritmo incalzante, sono quattro figure e si compie nel giro di 20-40 secondi con l'avvicendamento di più coppie. Infatti è molto corto il ballo, perché ti sfianga, ti distrugge, o mi sbaglio? Sì, è proprio, però in quel breve lasso di tempo esce fuori tutta quella energia, tutta quella anima che magari si è accumulata prima, no? Si accumula e poi dopo è un'esplosione, insomma, sì. Ma infatti Alessandro, nella mia ignoranza, quando assistetti alle prove per preparare sia i zampognari di Villa Latina, la famiglia Fusco, di Petrilli e di Salvatore Sarda, con le ballatrici Maya, Marilena, Cinzia e Lorenza, la prova. Capì questa cosa, loro stavano iniziando con un saltare, certo, guardate, secondo me invece dovete iniziare con una danza molto molto leggera, fino ad arrivare alla fine con il saltarello, deve essere una specie di crescendo, perché se fate all'inizio il saltarello voi vi stroncate, non siete più buone nemmeno per andare a prendere i papà, insomma. Sì. Mi ascoltarono, devo dire, non so perché poi quando parli con gli artisti devi sempre stare attento, perché sembra quasi, e fu veramente un'apoteosi. Senti, ma quindi diciamo che tu sei un cultore del saltarello di Amatrice. Sì. E che differenza c'è con quello, per esempio, del Cigolano? È la stessa cosa? Ma guarda, quello del Cigolano somiglia molto a quello della terra di lavoro, delle alte terre di lavoro, per non dire l'altro termine, insomma. Sì, bravo. Quindi quello di Santa Francesca, si può dire? Sì. E là è Papa, sì,
Quindi somiglia molto a quello di Santa Francesca, il saltarello di Ciro Cicolano. Diciamo di sì, perché comunque anche lì cioè, stanno sempre sul confine abruzzese. Quindi diciamo che ci sono molte, molte similitudini. Santa Francesca, diciamo che è una terra di mezzo, perché era la famosa terra di confine che era papalina, però stava attaccata alla terra di lavoro, quindi però sì. Lì sono quei territori che sono tutt'uno, alla fine hanno una vita a sé. E con quello della mano che differenza c'è? Beh, con quello della mano tante volte ci confondiamo anche noi sulla sonara, ma invece c'è una bella differenza, e la differenza la fa comunque sempre la ritmica, il tempo che si imprime alla musica. E tant'è vero che anche il ballo, la danza del saltarello della mano ci sono delle figure simili alle nostre, ma è un'altra cosa che però sta molto bene con quella sonata, quindi si sposano perfettamente. Allora, siccome ti ho beccato questa sera e sono tante domande che mi pongo da tempo, dimmi una cosa, nel saltarello chi comanda? Sono i ballatori, i ballatrici che vanno dietro ai musicanti o è viceversa? Chi guida? C'è il mutuo possesso di questa ricchezza dell'anima. Che parole, ci stai confondendo. Suonatori, un bravo suonatore guarda sempre chi danza, e un bravo danzatore ascolta sempre le passate del suonatore. È una simbiosi, quindi nella danza del saltarello le prime tre figure non c'è chi comanda la danza nella coppia, nelle prime tre figure cavaliere e dama danzano a specchio. La quarta figura è il cavaliere che porta la dama, perché diciamo che è una figura che esige appunto questa dinamica. Mentre invece il suonatore, un bravo suonatore, arrotonda, diciamo, fa delle passate che calzano bene con la figura che sta guardando, dei danzatori in quel momento. No, quindi... ti ho fatto questa domanda perché sembra a Napoli, io poi attento, Luca Petrilli che stava al tamburello, a un certo punto era lui che diceva che stava seguendo le ballatrici. E siccome erano scatenate quella sera, lui era attentissimo, guidava, e lui stava in mezzo tra gli altri componenti dei suonatori e le ballatrici, quindi lui praticamente era in quel momento, lui decise che i suonatori dovevano seguire le ballatrici e quindi doveva guardare lì, andare a dare il ritmo col tamburello a tutti gli altri suonatori, e fu qualcosa di molto molto difficile, quello che ho potuto capire. O mi sbaglio, correggimi. Sì, perché sì, non è una cosa facile, insomma, ci vuole affiatamento, ci vuole allenamento sia a livello musicale sia a livello proprio di feeling di danza. Io ad esempio quando faccio i laboratori, per quanto riguarda far capire un attimino come funziona il discorso tra la musica e la danza, c'è una figura, la terza figura della danza del saltarello, il nostro saltarello, che è lo spuntapiè, e su quella, diciamo, figura ci calza bene un ostinato della melodia, diciamo, si perpetra in un ostinato proprio, che va bene con, io faccio ascoltare questo passaggio, e come inizio a fare questo passaggio lo capiscono subito e iniziano a fare lo spuntapiè, quindi poi alla fine non è poi così difficile, però ecco, bisogna entrare bene, bisogna conoscere lo stesso linguaggio,
È un linguaggio, sì. È un codice che se non si conosce. Quindi praticamente a Napoli, fra tutti gli altri componenti, sapevano bene il linguaggio, no? Altrimenti basta che uno di questi otto saltava tutta l'esibizione, credo. Ma antropologicamente il saltarello come si può identificare? Com'è la solita corte del cavaliere che cerca la dama, la risposta? Se è più il maschio o la donna che guida? No, allora, come quasi la totalità delle danze popolari, atteggiamento, per cui c'è sempre il maschio che invita la donna, il cavaliere che invita la dama, mi piace di più. Quindi anche nelle movenze il maschio magari è sempre un po' più spavaldo, invece la donna rimane un po' più contenuta, pur facendo le stesse figure. Questo proprio perché è il maschio che corteggia. Ma è bella questa cosa, perché in quei 30 secondi di danza si va a tradurre e a sprigionare tutto, diciamo, quel desiderio, quel lavoro che si fa prima per farsi notare e per avere il benestare da parte della dama a danzare, e quindi in quel poco tempo ci si guarda negli occhi, perché bisogna guardarsi negli occhi sempre mentre si danza, e lì c'è tutto, c'è l'arcobaleno dei colori, di colori, c'è di profumi, di sensazioni, insomma, e tante volte questa cosa arriva a chi sta guardando, a chi assiste, e quando arriva quella è qualcosa di eccezionale. C'è una carica erotica eccezionale, quindi. Ma diciamo che non la direzionerei proprio solo e soltanto su un discorso sessuale. Ho detto erotico, diciamo, non sessuale. È emotivo, ecco, su un discorso emotivo, sì. Sì. Dimmi una cosa, quindi diciamo che tempo fa, discutendo con Loredana, stavamo riflettendo sul fatto che ci sono delle analogie tra il saltarello e il flamenco spagnolo, siccome da noi per due secoli e mezzo facevamo parte dell'impero delle Spagne, e ci domandavamo se l'uno aveva influenzato l'altro o viceversa, secondo te? Ma non è interessante questo, la cosa che conta è che è accaduto questo, perché poi ci hanno lasciato un patrimonio, no? Quindi ci trovi delle analogie. Sì. Ma guarda che in Spagna c'è anche l'ottava rima spagnola. Noi abbiamo anche un'altra tradizione nella nostra terra, che è quello del canto improvvisato. Mentre dalle parti vostre si fanno diciamo queste terzine o quartine, sono già a memoria, sono già scritte, poi uno se le ricorda e le canta. Da noi invece si canta improvvisando. I stornelli famosi stornelli. Terzine, quartine, ma anche in ottava rima. Quindi ritornando all'ottava rima, quando avevo citato prima, quando facevamo queste dirette con Dante Valentini, è uno dei tanti poeti della nostra zona, come lo è Pietro de Acutis, insomma, come lo è stato mio padre, per dare ai nostri amici un'idea di cosa può essere, di cosa è un'ottava. C'è un'ottava molto cara a me, che fu diciamo registrata in una delle tante cantate che faceva mio padre, e questa quest'ottava parla dell'acqua,
perché insomma c'era sempre un contrasto, no? Quella era un'occasione in cui lui doveva difendere l'acqua e l'altro poeta, che credo fosse Fornari, di Palestrina, difendeva il vino, quindi c'erano questi contrasti, no? E questa ottava io la recito, non la canto perché non ho le proprietà vocali, però insomma, se ci fosse stato un altro poeta forse sì. Però ecco, l'ottava rima è composta da 8 rime, appunto. Le prime 6 sono alternate, AB, AB, e le ultime 2 sono baciate. L'acqua. Tu che sei nata in grembo della notte, in profonde caverne ed aspri disgeli, e dalle solitudini interrotte a rivedere il sole limpida aneli, precipiti in un rogo che ti inghiotte, per poi risortire e rispecchiare i cieli, eppure questa sera non sei gradita da chi senza di te non ha la vita. Questa è un'ottava, è l'ottava di mio padre Francesco Calabrese, dedicata all'acqua, ma lui non scriveva, lui non scriveva. Questa l'ha cantata di getto, come ne cantò un'altra pure sulla luna, pure quella memorabile, però insomma l'acqua è importante, no? Questo poi è un periodo che bisogna fare una riflessione. L'acqua è un elemento che non può essere privatizzato. Guarda, a Cassino abbiamo il problema di Acea. Guarda, lasciamo stare, non tocchiamo questo Allora, tasto. noi abbiamo un altro problema, abbiamo APS, che sarebbe Acqua Pubblica Sabina, no? Che è una sorta di privatizzazione poi alla fine, perché comunque poi quella presenta il conto, quando invece il 65% delle infrastrutture sono danneggiate e vanno, diciamo, è lo Stato centrale che insieme al virtuosismo dei comuni deve provvedere a questa cosa, perché l'acqua è un bene primario. Non possiamo assolutamente far pagare ai cittadini, no, questo conto, anche perché poi queste sono società che vengono fatte anche per mettere un po' di poltrone, no? Guarda che sono le società legate all'acqua, queste finte privatizzazioni, sono quelle che hanno sostituito le famose aziende a partecipazione statale, Sì. perché sono soltanto dei carrozzoni, Quindi io ma la cosa appunto. che mi rattrista è che abbiamo vinto un referendum, la parte politica che votò con noi per l'acqua pubblica sono gli stessi che stanno ora gestendo quest'acqua in maniera privatistica, e questo è un problema grosso. Spero che il nuovo Ministero per la Transizione Ecologica sia così sensibile da capire Non credo che che accadrà, soltanto dal basso, la lotta dal basso. Poi se tu vuoi, finita la trasmissione, ti dico come stiamo combattendo il problema dell'acqua qui a Cassino con il comitato Noacea che abbiamo costituito con il nostro presidente Renato De Sanctis. Se vuoi, in magari separata sì, poi sede, ci io ti metto sentiamo in dopo e ti contatto con dico tutto. Ti sì, metti in contatto con volendo, sì, lui, eh. perché abbiamo, io so che questa APS ha iniziato a presentare il conto a diversi comuni e questi comuni In dissesto, qui stanno andranno in arrivando dissesto. Sì. bollette di 10.000 euro da noi. E ti dico solo soltanto questo, e chiudo su questa parentesi, che io al mio contatore dell'acqua ho messo dal fabbro, l'ho ingabbiata con il catenaccio, non può toccare nessuno, perché qui la situazione è molto grave da noi. E paghiamo più l'acqua che il vino. Calcola che a Cassino è la zona d'Europa con più sorgenti d'acqua, e paghiamo più l'acqua che il vino. Comunque, questo poi ne parliamo in separata sede, però dirti una cosa, quindi No, io perché ho tratto spunto dall'ottava rima, no? Da questa poesia
memorabile di mio padre, si chiama Francesco Calabrese, era conosciuto un po' in tutta la nostra... E quindi sei un figlio d'arte, tu? Sì, beh, sì, diciamo di sì. Sì, e quando è stato importante? E quando è stato importante per te tuo padre? Mio padre era un po' la memoria storica del paese, uno dei tanti che comunque ha fatto il pastore fino a 36 anni nelle campagne romane, però aveva una cultura... Come tutti i pastori hanno fatto... Lui sapeva la Gerusalemme liberata, la Divina Commedia. I pastori sono dei filosofi, lo sai? E soprattutto l'impero romano è stato fatto dai pastori. I romani erano tutti nascosti dai pastori. Allora, noi il paese di Bacugno vanta una festa che è caratterizzata da tre elementi pagani. Il toro, il bue, sì. Il manocchio, che è un grosso covone di grano, e il solco dritto con la biffa. La biffa è un albero, diciamo, di faggio che si taglia la mattina del 3 e si issa la mattina, appunto, il giorno 4 a mezzogiorno, tutto sempre di agosto, 3, 4 e 5 di agosto accade questo. E quindi il contatto con il cielo, con gli dèi, e la tracciatura del solco, diciamo, il passaggio ci sono vari significati. Ci sono anche dei ragazzi che hanno fatto delle tesi di studio, delle tesi di laurea su questi tre elementi, ma io brevemente, insomma, poi c'è il covone, che è un manocchio, un grosso covone di grano, stante a rappresentare la prosperità, il buon raccolto. E veniamo al toro. Il toro sta a rappresentare la fertilità, la salute, insomma, la forza, che all'epoca il toro con le bestie, le mucche, ma il bue, insomma, erano quelli che erano i trattori dell'epoca, no? Quindi sin dall'era precristiana, dalle nostre parti, i Sabini, migra in particolare in Molise. E sono il Versacrum, proprio, cioè il Versacrum, che narra appunto una leggenda del bue sacro, che parte dalle nostre zone proprio, queste popolazioni che migravano verso sud e accompagnati da questo bue che si fermava dove c'erano le sorgenti d'acqua, perché sentono l'acqua, sono animali che sentono l'acqua, e dove c'era l'acqua c'era la vita. E quindi poi dopo questi transumanti sabini sono diventati sanniti. Questo animale che sente l'acqua ha dato la possibilità a queste persone di evolversi, di generarsi fin dalla nascita. Quindi i sanniti sono un popolo italico che di derivazione della vostra Sabina, terra. Sì. Allora, in particolare in Molise ci sono paesi che hanno un nome proprio che fa riferimento al bue. Tu sai che i sanniti arrivavano fino al fiume Liri, fin da noi, fino a Sora, sì. Noi qua siamo sanniti. Allora c'è Boiano, poi c'è un paese che si chiama Toro, un paese che si chiama Torella, e poi ci sono molte tradizioni che sono molto simili alle nostre. Io ho trovato una bacheca alla parte esterna dell'abbazia di Castel Pedroso, che sta sulla Bifernina, subito dopo Isernia c'è la Bifernina e dopo un po' di chilometri c'è l'abbazia di Castel Pedroso. Lì c'è una bacheca che narra della storia
della leggenda del Versacrum, la leggenda del bue sacro, e vicino c'è anche un altare sacrificale. Insomma, in buona sostanza, i Sabini, per espiare le colpe di aver massacrato gli Umbri, per aver sottratto loro le terre per il pascolo, in età adulta avrebbero dovuto migrare verso altri lidi, appunto. Questo era il motivo per il quale poi si spostavano. Quindi a questo punto il toro, riproduzione, vita, anche perché loro erano ricercatori d'acqua a questo punto. Dove c'era l'acqua si poteva sopravvivere, perché con l'acqua si esce, si fa tutto. Adesso ce la vogliono, certo. adesso ce la vogliono, ci vogliono fare business. Se permettete, c'è un referendum e facciamo del tutto perché l'acqua sia un bene di tutti, come l'aria. Quelli sono tre gli elementi: acqua, aria e fuoco, no? E una cosa ti volevo dire, quindi tornando prima agli stornelli, io l'anno scorso, andando a vedere il carnevale dello Zannone a Pescolocchiano, a Girgenti, pure lì era tutto basato sugli stornelli che inventavano al momento. Quindi loro inventavano gli stornelli al momento, e quindi pure da voi c'è questa tradizione. Quindi la continuità territoriale, insomma, non è... Da noi, per esempio, gli stornelli non ci sono tanto, tanto più giù ci sono più le fronde, più il canto. Da voi ci sono gli stornelli italiani, come tutti in Abruzzo, mentre da noi ci sono in lingua madre, la nostra lingua madre, che è quella laburina, quella napoletana, a cui voi fate parte. Senti, ci puoi fare qualche nome di qualche tuo compagno di viaggio, tra ballatori, ballatrici, musicanti? Allora, cantori. Io ho i miei compagni di viaggio, partiamo dai gruppi, dai. Allora, il gruppo con il quale facciamo palco è la Piccola Orchestra Popolare Canto d'Inizio. Sono quasi tutti tra Fiumicino, Ostia, però di varie discendenze, insomma. Con loro facciamo musica popolare. Il nostro direttore artistico Edoardo Morello, che è un musico terapeuta, aiuta tanti ragazzi diversamente abili con la musica, è una cosa lodevole, e speriamo che anche questo tipo di attività sia riconosciuta, perché non è riconosciuta la musicoterapia, purtroppo. E poi l'altro gruppo, lo Scacciapensieri, che con quest'altro gruppo facciamo strada, facciamo piazze, facciamo proprio musica in acustico, la cosa, diciamo, più bella, no? Facciamo varie, ormai ci conoscono, insomma, facciamo varie manifestazioni. Facevamo, speriamo di riprendere presto. Poi ci sono gli amici, tutti gli amici della musica popolare, più o meno noti, uno su tutti, Nando Citarella, e poi Luca Attura, insomma, quelli più vicini a te, Silvano, che so, poi ce ne sono tantissimi, guarda. E non vuoi far torto a nessuno, meglio che stai così, rischi di dimenticare qualcuno e soffrendere. Sì, assolutamente, però insomma è una famiglia bellissima, perché quando ci si trova, sia che si sta suonando, sia che ci si trova così, c'è sempre un'energia meravigliosa, perché comunque poi quando, sia quando si parla, si confronta, ma anche quando appunto lo si fa con gli strumenti alla mano, è sempre la musica, una grossa comunicazione, una grossa emozione. La musica unisce, come tutta l'arte, la musica unisce, è un linguaggio universale. Se io vado in Cina e parlo la mia lingua, non mi capiscono, ma se comincio a suonare, riusciamo a comunicare. Come piatto, a Napoli si dice: dimmi come mangi
dimmi come parli e dimmi come canti e ti dirò chi sei. Io dico sempre prima. Che la musica unisce i popoli, ma la musica popolare ancora di più, perché si elimina qualsiasi barriera con la musica popolare. Sì, sono pienamente d'accordo. Prima di passare alla parte finale, vuoi aggiungere qualcosa sul saltarello che abbiamo dimenticato? Stavamo parlando prima di giovani, mi sono un attimo incartato. Ci sono molti, molti giovani che si stanno ultimamente avvicinando allo strumento dell'organetto. Quando ero ragazzetto, io che avevo 13-14 anni, mi vergognavo un po' di farmi vedere con l'organetto, perché quelli erano proprio gli anni più sfrenati del consumismo, e quindi l'organetto non era considerato una cosa, insomma, da ascoltare, da vedere, da imparare. Mentre invece devo dire che poi c'è stato un cambio di direzione già dalla metà degli anni 90, e quindi è diventato appunto l'organetto uno strumento di socializzazione meraviglioso. I ragazzi, ci sono diversi insegnanti di questo strumento. Sta dicendo la stessa cosa di Alessandro Parente, che noi abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, che lui è diventato un grandissimo dell'organetto, insegna organetto, e mi dice ci sono tantissimi giovani, addirittura lui usa organetto anche una sua allieva, se non so se hai visto la trasmissione, se non l'hai vista puoi andarla a rivedere perché sta sul nostro canale YouTube, una sua allieva la usa come musicaterapia nei reparti oncologici, negli ospedali per pediatrici, e infatti lui ha fatto un pezzo in diretta, un pezzo che usa la sua allieva quando deve accompagnare all'anestesia questi bambini. L'organetto, che poi tra l'altro anche qui bisognerebbe fare un po' di retro. Noi abbiamo parlato del saltarello nel XVIII secolo con il Borbone, però noi sappiamo che sicuramente in quel periodo non c'era l'organetto, perché da noi compare a fine 800, quindi prima il saltarello si faceva soltanto col tamburello e con la ciaramella e zampogna, credo. La ciaramella e zampogna, sì. L'organetto compare a fine 800. Quindi questo è molto importante. No, quello che dici è vero, perché Alessandro l'ha confermato, e veramente adesso trovo conferma da te, è una cosa molto molto bella. Senti, volevo dirti un'altra cosa. Viene insegnato, e va benissimo che viene insegnato. Una cosa che probabilmente manca un po' è che non so se si può insegnare questa cosa. Però comunque si può educare a sentire lo strumento e cercare di fare uscire un suono che viene dall'anima, non un suono che viene dalla lettura o perché deve essere fatto in quel modo. Insomma, dare un carattere a ciò che si suona. So che non è facile per te insegnare. Stai dicendo la stessa cosa di Alessandro. Senti, ti volevo dire, tu sai che noi abbiamo aderito come associazione al comitato Pro Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO, e tra cui ci sono anche il comune di Schiavi d'Abruzzo e l'associazione. So che noi siamo stati lì al carnevale l'anno scorso per poter inserirli nel nostro comitato, sono entusiasti, hanno partecipato al convegno di Cassino. So che c'è un legame molto particolare con Schiavi d'Abruzzo, che ha un legame particolare. Come mai? Dici. Allora, il mio legame con Schiavi d'Abruzzo inizia ex suocera di Schiavi d'Abruzzo, e la mia attuale compagna è di Schiavi d'Abruzzo, ma al di là di questo mi lega una forte amicizia con la comunità, proprio con quello che è il tessuto sociale, perché abbiamo condiviso molte cose, molte passioni che abbiamo in comune, che riguardano appunto la danza, ma anche il cibo, perché in un'occasione nel 2017 mi sembra mi fecero cucinare la matriciana lì c'hanno un posto che è attrezzato bene, insomma
E lì abbiamo fatto saltarello e amatriciana, insomma, fatta una bella faticata, però sì, quindi questa è una terra che io amo molto, anche perché confina con il Molise. Io sono molisano di adozione. Infatti, perché comunque mi ha anticipato la domanda, perché scrive di Abruzzo, ma credo che sia forse pure nel modo di pensare, di vivere, tradizione, più molisano che abruzzese. Sì, 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 infatti siamo proprio, sono lì proprio lì, c'è proprio il confine dal versante, diciamo, a sud di Schiavi, sotto c'è il Molise. Quindi io sono molto molto legato al Molise per tanti motivi. In particolare un evento che si fa ormai, è stato celebrato il 25esimo anno di Cammina Molise, che è un evento meraviglioso. Sono 4 giorni in cui si incontrano persone da tutte le parti d'Italia. Adesso ci sono anche persone, arrivano anche dall'estero, in particolare dall'Argentina, perché c'è una grossa comunità in Argentina di molisani. C'è stato uno scambio, e sono 5 anni che si fa il Cammina Molise in Argentina. Bello. Sì, in marzo. E quindi io mi sono innamorato di questa cosa, perché comunque si cammina sui trattori, sugli antichi trattori, si attraversano i borghi. Purtroppo questi borghi che stanno morendo, ma hanno una ricchezza da tutte le parti, è così. Abbiamo una ricchezza storica nell'entroterra di tutta Italia, di questi borghi che sono, e questo è un modo per riscoprire, farli conoscere alle persone proprio con i piedi. Anche per questo facciamo queste trasmissioni, Alessandro. Poi noi andiamo in giro per il nostro regno a visitare tutti questi borghi, dove veramente è avvilente vederli semi, ma questo è un problema da tutte le parti, non è soltanto qui. Tu sai bene che spero che ci sia, infatti è anche tra i miei progetti di lavoro. Vabbè, non mi voglio fare pubblicità, però insomma... Trovare delle case da vendere a persone nei borghi, a persone che magari non li conoscono, sarebbe una buona cosa per ripopolarli pure, no? Qui noi siamo molto legati al sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo, sta facendo la stessa cosa lì, ma lui là, Enrico, lo sai che ha fatto la moneta parallela del Ducato del Regno delle Due Sicilie, quindi sta creando un'economia parallela basandosi sul Ducato. E sta facendo un qualcosa di incredibile. Poi lì mi lo farò conoscere, perché è una persona eccezionale. Io lo chiamo il cardinale Ruffo del Molise. Calcola che fino al 1860 noi non eravamo terra di immigrati, noi eravamo terra di immigrazione. Nessun popolo qui arrivava e si fermava, nessun popolo si imbarcava per andare via. Con l'Unità d'Italia siamo diventati un popolo di dimenticanti e di emigranti. Quindi questa è una realtà storica che nessuno può contestare. Senti, visto che sei qui, no? E visto che hai parlato da amatriciana, ma ci puoi dire la ricetta esatta della amatriciana? Qual è? La conosci? Oppure, sai che ci stanno varie correnti di pensiero? Dicci tutto, dai. Allora, unto e cacio, unto e guanciale, cacio e pecorino, e poi è arrivato il pomodoro, diciamo, nel XV secolo. È sempre con il Regno di Napoli è arrivato. Si è aggiunto il pomodoro. Perché tra l'altro il bucatino è una pasta di pomodoro. Al massimo ci puoi mettere un po' di pepe o peperoncino. Basta, non è consentito né cipolla, né aglio, né odori, nulla. Quindi ripeti lentamente, dici di nuovo. Gli ingredienti. Io dico gli ingredienti, poi la procedura, sì. Ognuno fa, se la personalizza, come la musica popolare. Gli ingredienti sono guanciale, meglio se stagionato, poi pomodoro, salsa di pomodoro e pecorino. Questi sono quindi 3 semplici ingredienti insieme ai bucatini.
ti volevo dire siamo neanche, non c'è neanche necessità dell'olio se non quel filetto per fargli fare un po' di crosticina al guanciale, ma il piatto di per sé, per cui neanche l'olio servirebbe, perché all'epoca era un piatto povero, non c'avevano l'olio questi contadini, capito? L'unto lo ricavavano appunto dal guanciale, no? Che c'erano i pecorari che c'avevano. Si usava l'anzugna, si suonava la famosa anzugna, l'anzugna, no? Sì. Questo quindi poi che siano spaghetti, che siano bucatini, che sia pasta corta, pasta lunga, insomma, la ricetta vorrebbe una pasta lunga. I bucatini sapevo io. Che poi bucatini, attenzione, perché il bucatino, essendo vuoto dentro, è molto sensibile alla cottura, nel senso che può passare facilmente la cottura se è cotto in quantità, diciamo, dal chilo in su, e ho quindi capito. è un po' rischioso, ecco. Quindi fino a mezzo chilo, fino a mezzo chilo i bucatini, oltre il mezzo chilo consiglio. Poi lo spaghettone. Vermicello, insomma, poi te lo porto io uno spaghettone per la matriciana. Senti, noi siamo, no, te lo porto veramente, che noi abbiamo un'azienda di Pedralcina che ha recuperato la pasta grano duro Senatore Cappelli e il Gendil Rosso per Gran Tenero. Ha fatto il vecchio spaghettone napoletano, quello lungo, quello famoso che vediamo Pulcinella che mangia. Che tu sai che a Napoli, a grande merito di Ferdinando IV, è aver capito l'importanza del grano duro, e quindi nasce la pasta a Napoli del grano duro che poi viene esportata in tutto il mondo. Lo stesso Ferdinando IV ha capito il suo cuoco, devo dire, la forchetta a quattro punte, non a tre, per raggruppare meglio lo spaghetto. Vabbè, comunque adesso dilunghiamo. Volevo solo dirti, prima di concludere, perché io pensavo di fare poco tempo, invece abbiamo passato l'ora di tempo. Poi faremo passare come ultimo un video che ti vede proprio, credo, in quel di Ostia suonare con il tuo gruppo che prima hai citato. Però voglio farti una domanda che faccio a tutti i musicanti e a tutti gli artisti identitari, perché per me la musica che vuoi fare è identitaria, perché la tradizione secondo me non è altro che l'innovazione, dove l'uomo non è spettatore ma è protagonista dei cambiamenti, perché se no, per esempio, l'organetto entra a fine 800, se uno era legato al fanatismo dell'identità, la tradizione non sarebbe subentrata. La tradizione deve permettere all'uomo di fare i cambiamenti, è innovazione. Pino Daniele diceva più volte che lui amava, che Terra Mia è un bel disco di musica popolare che sta cambiando, che cambia, secondo il mio modestissimo parere. Pino Daniele diceva che la musica popolare, che lui spesso chiamava folk oppure musica etnica, a secondo come gli andava, per salvarsi aveva bisogno di essere contaminata, se no moriva. Secondo te è una giusta teoria quello che dice Pino Daniele, oppure si sbagliava? No, assolutamente, perché nella contaminazione c'è un confronto e non può che esserci una miglioria di quella che è la qualità di quella data zona. E la contaminazione è importante perché aggiunge valore. Là dove non aggiunge valore, si ferma. Diventa inquinamento. No, ma non appunto, ma non matura poi questa, non si aggiunge, non contamina, perché la musica è bella, se non è bella non... Bravo, come ho scritto io, alla fine conta, la musica appartiene agli ascolti. Ho fatto un editoriale l'anno scorso, poi te lo farò leggere con molta umiltà, dove praticamente alla fine esiste la musica buona e la musica cattiva. La contaminazione deve esserci anche perché gli strumenti cambiano giorno per giorno, però per farla bisogna sapere. Però per farla bisogna... L'incrocio tra culture diverse, ma noi abbiamo un patrimonio, tu sai benissimo, abbiamo il 70% del patrimonio
artistico mondiale. Sì, no, poco se sono rubati le franchise, però prima o poi ce li abbiamo ripigliati. Perché l'Italia è stata sempre terra di passaggio. È stata era la dimensione universale, dalla Magna Grecia fino al 1860 era... Quando noi non impareremo ad apprezzare queste cose... da parte di altri popoli, non faremo altro che rinnegare la nostra storia. No, assolutamente, ma noi siamo un popolo unico, mi permetto di dirlo perché è ancora presente sulla Costituzione, quindi noi siamo una razza a parte, siamo unici, ma soprattutto da Roma in giù, da centro Italia in giù, perché poi sopra sono un po' diversi. Loro sono stati contaminati dai nostri emigranti, quindi mo se vai a Milano, Torino, trovi ormai tutti mori con gli occhi e tutti i figli dei nostri emigranti. Ma io la penso come te, la penso come Pino Daniele, soprattutto, ma pure la nostra cucina, la nostra lingua, sono tutti contaminati. Guarda, una cosa piacevolissima, per rimanere in tema, una cosa piacevolissima che mi è accaduta oggi pomeriggio a un appuntamento, sono entrato, ho visto il nome che suonava un po' come diciamo est europeo, forse polacco, non lo so. Sono entrato, ho citofonato, mi ha risposto il figlio che parlava con accento pure un po' romano, perché evidentemente è nato qui in Italia. Mentre arrivava il padre, mi ha accolto e mi ha offerto il caffè. Dice: te ne preparo il caffè. Certo, grazie, io il caffè non lo rifiuto mai, ma di un'educazione, di una cosa che cioè tipica proprio dell'ospitalità italiana, no? Nostra, sì. La cultura dell'accoglienza, la civiltà dell'accoglienza. La cultura dell'accoglienza, no? Quindi è una famiglia perfettamente integrata questa qui. Anche se i polacchi sono anche così loro, di sé, Sì, sì. Non è... Però noi abbiamo... Purtroppo sai che cosa sta accadendo? È che molti italiani la stanno perdendo la civiltà dell'accoglienza e la stanno acquisendo molti nuovi ospiti, nuovi immigrati. Poi noi, tu sai che noi non abbiamo io non sono cresciuto, ma come te, non siamo cresciuti con la parola tolleranza, perché noi siamo cresciuti con la parola convivenza. Noi non abbiamo mai avuto bisogno di tollerare nessuno, perché noi conviviamo con tutti. Perché la parola tolleranza, come la parola inclusione, è l'anticamera della violenza. Si è visto nella Jugoslavia, si sono tollerati per 70 anni, morto Tito, dopo la tolleranza è successo quello che è successo. Quando sento parlare la parola tolleranza, io ho i brividi, perché la parola tolleranza anticipa la violenza. Noi siamo figli della civiltà, della convivenza e dell'accoglienza. Guarda, io... ho anche percepito che dove c'è ignoranza, ma parlo anche di persone che hanno studiato, che sono ignoranti. L'ignoranza non ha accedi. Dove c'è ignoranza c'è paura, no? E quindi si tende ad avere uno spirito esclusivo. Ma questo è frutto del giacobinismo, è frutto della borghesia che tende a isolarsi. Esatto. Ma noi non siamo un popolo razzista, noi non siamo razzisti, ci vogliono per forza dividere, perché come dicevano i romani, dividi e impera. Noi, ecco, si attaccano a tutto per cercare di creare il mostro, ma noi non siamo così. Poi ovvio che ci sono le... Ma come facciamo a pensare? Noi abbiamo convissuto nel nostro patrimonio genetico la convivenza. Tu vai in giro per il mondo, l'italiano lo riconosci subito. È unico. Lo sai, allora, noi purtroppo siamo indietro anche per qualità di informazione, no? E io ho riscontrato che l'informazione può essere fatta anche tramite uno spettacolo di musica popolare. Come no? È in comunicazione. L'informazione può essere fatta anche attraverso un laboratorio di musica popolare, di qualsiasi tipo di danza, perché la danza popolare è una danza figlia della terra, figlia delle tradizioni. Inevitabilmente si parla
di cultura si fa informazione sotto questo aspetto storico culturale. Come dicevamo prima, a Napoli, come dicono, dimmi come parli, dimmi come canti e dimmi come cosa mangi e ti dirò chi sei. Sì. Quindi rientra anche questa nella danza. Alessandro, io devo chiudere, è stata una bellissima chiacchierata, ne faremo altre perché è un piacere parlare con te, perché vari argomenti, si vanno a toccare vari argomenti. Io ti ringrazio, un saluto ai nostri spettatori dicendoti che chiuderemo poi con un video che ti ho annunciato prima. Buonasera Alessandro, grazie, alla prossima. Ciao, buonasera a tutti, un abbraccio, ciao, presto. Ciao, ciao. Popolare, canto d'inizio. Buonanotte a tutti, bravo. E bravissimi.